dell'assurdità che stiamo vivendo. Posso solo dire che io mi sento, lo dico a me nome di tutti, in quanto direttore, onorato che abbia scelto noi per parlare subito dopo questa decisione. Adesso lo metto up e lascio a lui la parola. Buongiorno mister. Spero la connessione vada bene. Andiamo, perché non la sentiamo bene. Un po' scatti. Ciao mister. Buongiorno. Ciao mister. Lo spero anch'io. Okay. Non è facile ovviamente essere qua in questo giorno, perché chiaramente è un giorno duro prima di tutto per me, al di là poi di tutto il resto. Non sono qui assolutamente per fare polemica o per rispondere alle domande, perché non è corretto, e sinceramente non mi è mai piaciuto chi parla alla fine. Secondo me bisogna parlare durante il tragitto, se non l'ho fatto lo devo rispettare, quindi è quello che farò stasera. Quindi l'unico motivo per il quale io sono qui è per ringraziare, e ho scelto questa piattaforma perché so che è molto seguita dai nostri tifosi, e credo che quello che c'è stato fra di noi sia stata comunque una bella storia, sia stata una storia particolare, perché io ricordo quando sono arrivato nello scetticismo generale da vicentino, diciamo da cugino nemico sportivo, e invece poi nel tempo si è creata un'alchimia incredibile, si è creata una coesione che ci ha portato a fare un miracolo. Un miracolo che ha portato in me momenti, i più bei momenti della mia vita. Quindi sinceramente essere qui a metterci la faccia anche oggi, che è il più brutto giorno da quando io ho messo piede a Venezia, credo sia il minimo che io posso fare, cioè rivolgere un ringraziamento a tutte le persone intanto che hanno lavorato con me. Io sono una persona molto esigente, le persone che lavorano con me, mi riferisco ai magazzinieri, ai fisioterapisti, ai dottori, le persone della sede, tutte le persone che lavorano dietro le quinte, con i quali soprattutto l'anno scorso abbiamo creato una sinergia che ci ha provato a fare una sorta di miracolo, perché è inutile nasconderci, l'anno scorso siamo partiti per una salvezza tranquilla e ora ci ritroviamo, spero ancora per l'anno prossimo, a fare la Serie A. Quest'anno invece è stata un'annata a due volti, sono voluto rimanere a tutti i costi, nonostante, come tutti sapevate già, avevo delle possibilità diverse, sicuramente garanzie diverse dal punto di vista tecnico, ma sono così, sono stato me stesso, ho scelto con il cuore, e con il cuore non rinnego assolutamente questa scelta anche nel giorno del mio esonero. Anzi, credo che questa comunque sia stata la più bella scelta che potessi fare, perché è stata una scelta fatta col cuore. Quando le scelte sono fatte di cuore, secondo me non si sbaglia mai. E ho provato a fare questo miracolo insieme alle persone che lavorano con me, insieme a tutte le persone addette a provare a farlo, e fino a metà di questa stagione ci eravamo anche riusciti, e poi dopo si è rotto qualcosa, è evidente. I risultati non sono stati dalla nostra parte, i motivi sono tantissimi, e non chiedetemi oggi di dirvi quali sono, perché è corretto farlo, però sta di fatto che oggi c'è il finale, la fine della mia storia qui, quindi il minimo che potessi fare è ringraziarvi per come mi avete accolto, ringraziarvi per il sostegno che mi avete dato, sentire il coro nei miei confronti e dopo 8 partite di fila perse è un qualcosa di raro, è un qualcosa che ho trattenuto a stento le lacrime in campo, ed erano delle lacrime soffocate, ma erano lacrime miste di gioia e di orgoglio, però dall'altra parte lacrime di grande dispiacere, perché mi sento questa maglia addosso come una seconda pelle, e non essere riuscito a farlo un'altra volta, questo miracolo, purtroppo non me ne do pace e mi dispiace. Quindi chiedo scusa per quelle che possono essere le mie colpe, che ne ho molte, altri hanno le loro, spero che si prenderanno anche gli altri le loro responsabilità, come ho fatto sempre io, perché credo che questo sia il minimo
del rispetto che si possa dare a una tifoseria e a una piazza che da tanti anni meritava questa categoria. Io finisco qui, solamente questo, Manuel, ci tenevo a ringraziare le persone e non voglio assolutamente aggiungere altro. Grazie a tutti e in bocca al lupo. Grazie mister. Grazie mister, ciao Paolo.